tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Arrestato un uomo sorpreso a rubare rame in un capannone a Calcinelli. Nel quartiere di Fenile parte una raccolta di firme per ridare vita ad un'area verde pubblica. Inaugurato nella piazzetta Sant'Orso un murales realizzato da un italo-americano. Oltre 13.000 persone hanno partecipato al Festival Internazionale del Brodetto, cucinati 28 quintali di pesce. Nuovi insediamenti in parrocchia, a Lucrezia è arrivato Don Marco Mascarucci, a Rosciano Centinarola Don Federico Tocchini. La festa del socio della BCC di Fano, un momento di fine estate sempre molto apprezzato, quest'anno ha riunito oltre 3.000 soci. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia. Andiamo subito a Colli al Metauro per la cronaca. I carabinieri infatti hanno arrestato un uomo che stava rubando del rame. I carabinieri di Saltara, di Colli al Metauro, hanno arrestato un ucraino 38enne sorpreso a rubare rame all'interno di un capannone industriale in disuso. La segnalazione era arrivata da un passante che aveva notato un uomo con una pesante sacca di attrezzi raggiungere una vecchia fabbrica di calcinelli dopo essere sceso da un'autovettura grigia che lo aveva accompagnato. La pattuglia, arrivata sul posto dopo un sopralluogo all'interno dell'opificio, ha sorpreso l'uomo intento a staccare i cavi di rame da una cabina elettrica. L'ucraino, vistosi scoperto, ha tentato di scappare sfondando una porta che, per sua sfortuna, conduceva in un locale caldaie senza uscita. Con non poca fatica così i militari sono riusciti a bloccare il 38enne ed a manettarlo, riportando però anche piccole lesioni a causa della violenta colluttazione prima di immobilizzarlo. L'uomo, una volta catturato, ha dichiarato ai militari di essere da 2 giorni ospite di un italiano che vive a Lucrezia di Cartoceto. È scattata così una perquisizione. Nella garage dell'abitazione sono stati ritrovati 78 kg di fili di rame già spellato, frutto sicuramente di altri furti. L'italiano, seppur proprietario di un'auto grigia, si è però dichiarato totalmente estraneo ai fatti ed ha giustificato la presenza dello straniero con uno scambio di ospitalità. L'ucraino è stato arrestato dai carabinieri per rapina impropria e lesioni aggravate e è portato in carcere. Il giudice, dopo la convalida, ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'amico italiano, dove rimarrà finché non verrà definita la sua posizione. Lo straniero era arrivato in Italia a bordo di un furgone con targa ucraina completamente vuoto e a questo punto è ragionevole supporre che fosse sua intenzione rientrare nella madrepatria, ma con il furgone pieno. La squadra mobile di Pesaro ha arrestato nei giorni scorsi un cittadino senegalese di 39 anni per spaccio e detenzione di stupefacente. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, clandestino, dopo la convalida dell'arresto, è stato condotto nel carcere di Villa Fastigi. A questo arresto le forze di polizia sono arrivate dopo una più vasta operazione antidroga durante la settimana scorsa, indirizzata proprio in alcuni punti cruciali della città, come il Parco Miralfiore e delle Rimembranze, nonché la stazione ferroviaria. Tutti i controlli disposti dal questore, anche dopo seguito insomma, delle recenti e violenti fatti di cronaca. Adesso invece torniamo e cambiamo argomento, torniamo a Fano, andiamo nel quartiere di Fenile, dove un gruppo di residenti ha avviato una raccolta di firme per ridare vita ad un'area verde pubblica. Differente il parco, ma medesimi problemi, come in altre parti della città. Giochi assenti o eliminati perché danneggiati e pericolosi, strutture fatiscenti e privati che sopperiscono alle mancanze delle istituzioni mettendoci del proprio. La storia l'abbiamo già vista in tante altre parti della città, ma questa volta siamo stati contattati dai residenti del Fenile di Fano, una comunità popolosa ed un quartiere attivo e vitale.
attivo a tal punto che ora, dopo ripetuti appelli e contatti con le istituzioni, immancabilmente caduti nel nulla, tenta la strada istituzionale con una raccolta firme tra i residenti del quartiere per poter avere più peso con chi di dovere per chiedere di riportare il verde pubblico allo stato di origine e come dovrebbe essere per una comunità così numerosa, visto anche il fatto che questi luoghi, essendo il quartiere decentrato rispetto alla città, viene frequentato anche da adulti ed adolescenti durante tutte le ore del giorno ed un parco pubblico cittadino che si possa chiamare così non può versare in questo stato di abbandono e degrado. Cioè via via sono state rotte le varie strutture, vuoi per l'incuria, vuoi per la mancata manutenzione, vuoi per atti vandalici, e poi non sono state più sostituite. E quindi ad oggi ci troviamo nel paradosso che praticamente ogni genitore, per far giocare i propri bambini, deve prendere la macchina e magari andare in centro, fare quei 3, 4 o 5 chilometri e spostarsi. Quindi questa è un'assurdità. Che non è solo questo parco in cui ci troviamo adesso, ma sono un po' tutti i parchi del Fenile che vengono abbandonati e vengono manutenuti da privati, quando possono e come possono. Nella nostra istanza chiediamo che ci siano anche videosorveglianze o qualsiasi altro sistema che consenta di prevenire atti vandalici, che sennò si buttano via soldi pubblici. La situazione va avanti da tempo, mi sembra di capire, si protrae da diverso tempo. Questa situazione che si vede qui è da 6 o 7 anni fa, i tappeti di gomma già sono coperti dalle erbe, era pieno di giochi qui. Tra coloro c'è anche chi, da quasi un decennio, proprio perché il quartiere necessita di un collegamento con il centro storico, si batte per il completamento della pista ciclabile. Io ho raccolto le firme 9 anni fa per la ciclabile, in 2 giorni, quasi 700 firme, in 2 giorni. E siamo ancora qua, siamo. Ed ora la vicenda dei migranti a Pesaro. Hanno ragione i cittadini di Borgo Santa Maria, lo dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che torna sulla vicenda migranti nella frazione. Da mesi nel paese c'è un numero esagerato con una difficoltà oggettiva a gestire il problema. L'abbiamo segnalato più volte alla prefettura. E adesso andiamo nel quartiere di Sant'Orso, dove questa mattina è stato inaugurato un murales. Inaugurato questa mattina nel quartiere di Sant'Orso il murales realizzato dall'artista italo-americano, ma di origini fanesi, Smog One, che rende bella e colorata la piazzetta del quartiere. Dopo quello realizzato dagli studenti nella passeggiata dell'Isippo, un altro murales va a colorare la città, rendendola sempre più creativa ed accattivante agli occhi dei più giovani, proprio in un quartiere che si sta trasformando in favore dei più piccoli e di una vivibilità più urbana. Infatti questa esigenza di colorare pareti di anonimo cemento è proprio partita dai più piccoli. Si abbellisce questo spazio molto partecipato, che è il cuore di Sant'Orso, è un percorso che cammina anche di riqualificazione degli spazi della nostra città. È una città creativa, è una città a misura di bambine e di bambine, anche in questo caso, come dicevo prima, esaudendo un desiderio, un input dei bambini, lo stiamo dimostrando, quindi soddisfazione per una Fano sempre più creativa. Ad affiancare Smog One nel suo lavoro, durato circa 3 giorni, l'artista fanese Nash, assente giustificato questa mattina per motivi di lavoro, che ha già in agenda, in accordo con l'amministrazione comunale, un altro murales da realizzare prossimamente insieme ai ragazzi del quartiere, nella parete dello spogliatoio del campo di calcio Filippo Montesi, sempre a Sant'Orso. Lo stesso Nash, inoltre, si è reso disponibile a realizzare altri interventi, sempre nella piazzetta di Sant'Orso, adiacenti a quelle presentate oggi, cercando di trasmettere ai ragazzi il valore e l'importanza della street art, che può essere fonte di abbellimento per la città. Allora, parliamo un attimo dei vaccini, la situazione dei vaccini nelle Marche, perché secondo il Presidente della Commissione Sanità delle Marche è per ora tutto regolare, si sono svolte infatti regolarmente in tutta la regione le attività di autocertificazione o di vaccinazione dei bambini per la scuola materna.
Lo ha detto appunto Fabrizio Volpini, che è il presidente della Quarta Commissione Salute. Poi c'è anche da dire e da registrare, secondo quanto riferito da Nadia Storti, che è invece il direttore sanitario dell'ASUR, che diciamo, ci sono state alcune obiezioni di coscienza, ma sostanzialmente tutto si è svolto regolarmente. Sono stati reclutati oltre altri 12 medici vaccinatori, oltre che 26 tra infermieri e assistenti sanitari in tutta la regione. Ci sono stati, come dicevo, alcuni casi obiezioni di coscienza, ammette la dottoressa Storti. Abbiamo organizzato però degli incontri, cercheremo di spiegare, però poi la legge comunque va applicata. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state previste anche aperture straordinarie degli ambulatori e delle strutture sanitarie, alcune delle quali sono state spostate in sedi più spaziose, come è successo a Recanate Loreto. Secondo appunto alcuni dati, i nati nel periodo 2011-2017 sono circa 65.000, quindi parliamo insomma di numeri importanti. Allora, adesso invece andiamo a parlare del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, che si è tenuto, che si è svolto a Fano, perché gli organizzatori questa mattina hanno fatto il bilancio di questa edizione. Per 3 giorni il Lido di Fano è stato un ristorante a cielo aperto. Il profumo del brodetto, fin dalle prime ore della mattina, saturava l'aria e inebriava i visitatori che dalle 10 di mattina in poi incominciavano ad animare la piazza centrale, in attesa di poter degustare nei due ristoranti la preparazione della ricetta secondo la tradizione. Nei 4 giorni della manifestazione sono stati serviti oltre 7.000 porzioni di brodetto e sono transitati nelle cucine dei ristoranti, Palabrodetto compreso, la bellezza di 28 quintali di pesce tra seppie, calamari, tracine e razze, con un'affluenza di pubblico complessiva di oltre 13.000 persone, a conferma che questo evento, pur in coda alla stagione estiva, è atteso e gradito al grande pubblico. Stiamo ragionando se proprio dobbiamo fare una piccola riflessione. Dovremo, noi di Confesercenti, dovremo rivedere qualcosa sui tempi di organizzazione, sul periodo, sulle scelte fatte sulla ristorazione. Però sono stati 4 giorni pieni di soddisfazione, perché comunque abbiamo avuto gente al Lido. Il programma messo a punto per questa edizione ha portato le star dei canali tematici in ambito di cucina, come l'amatissimo Giorgione, e poi a chiudere Chef Mainardi, ospite fisso della Clerici e il primo in Italia ad aprire un ristorante con un solo tavolo. Ma il festival ha celebrato anche l'internazionalizzazione con la sfida culinaria tra Spagna e Serbia ed il gemellaggio con un'altra ricetta nazionale, il cacciucco genovese. Sta diventando il Festival del Brodetto, senza presunzione, però sta diventando il vero, diciamo, il fulcro delle manifestazioni estive fanesi. Sul palco centrale, oltre agli chef, alternanza anche di performance artistiche di musicisti di pregio come Bungaro e presentazioni di libri, oltre che la seconda edizione della disfida tra cuochi amatoriali per aggiudicarsi il miglior brodetto della tradizione. Ok, adesso andiamo invece a vedere una segnalazione che una società di pallavolo fanese, che molti conosceranno sicuramente, ovvero la Virtus Volley, ha pubblicato in un post su Facebook. Nei giorni scorsi tutti quanti, insomma, abbiamo visto le condizioni meteo estreme, con tanta pioggia che è caduta in gran parte della regione. Queste sono le immagini girate all'interno di una palestra. Stiamo parlando della palestra all'interno dell'Istituto Magistrale di Fano. E allora, quelli della Virtus Volley Fano scrivono: gli oppositori del nostro nuovo impianto, quello che dovrà sorgere dietro la palestra della Trave, hanno spesso asserito che non servono nuovi impianti, perché a Fano gli impianti sportivi ci sono. Eppure guardate voi stessi che cosa è successo appunto all'interno di questa palestra alle magistrali.
abbiamo segnalato, sono stati segnalati alla segreteria della scuola problemi di infiltrazioni fin dall'anno scorso, non solo infiltrazioni ma anche impianto di illuminazione e pavimentazione che presentano grossi problemi che rendono difficile la fruizione di questo impianto. E qualcuno, poi dicono sarcasticamente, qualcuno dirà che ci sono spazi in altre palestre. Beh, certo, insomma, comunque sia, prima che qualcuno, concludono in questo post, inizia a strumentalizzare quanto scritto a fini politici, chiariamo che la competenza sulla palestra aspetta alla scuola stessa oppure alla provincia. E queste sono le immagini appunto girate probabilmente da qualcuno appunto della società di pallavolo. E guardate in che condizioni era appunto l'altro giorno durante il temporale. È stato un fine settimana di festa in due parrocchie della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, in particolare a Lucrezia e a Rosciano Centinarola, dove hanno fatto il loro ingresso due nuovi parroci. Tre comunità in festa, quella di Lucrezia, Rosciano e Centinarola, che hanno salutato l'ingresso dei due nuovi parroci, Don Marco Mascarucci e Don Federico Tocchini. Sabato 9 settembre, nella chiesa di Lucrezia, si è tenuta la cerimonia di ingresso di Don Marco Mascarucci, che da Centinarola torna nella parrocchia dove aveva già servito in passato, sostituendo così Don Sergio Carettoni, che dopo 8 anni di permanenza nella chiesa di Sant'Apollinare torna a Lugano, in Svizzera. «Sto vivendo un momento di gioia e allo stesso tempo di trepidazione», ha detto Don Marco. «Di gioia perché incontro i fratelli e le sorelle che da anni conosco e di cui ricordo il nome, ma anche di tanti volti nuovi che imparerò a conoscere. Ma soprattutto di trepidazione perché sono consapevole degli impegni che mi attendono dei vari fronti della vita parrocchiale». Domenica 10 settembre, invece, le parrocchie di Rosciano e Centinarola hanno accolto il nuovo parroco Don Federico Tocchini, che lascia la comunità di San Lorenzo in Campo, dove ha prestato quasi 11 anni di servizio, e prende il posto di Don Giuliano Marinelli, che va in pensione dopo più di 20 anni di sacerdozio. «Sono ancora un po' disorientato», ha detto Don Federico. «Cercherò di organizzarmi in questi giorni e di finire il mio trasloco nella parrocchia di San Lorenzo, così da poter vivere pienamente queste due nuove realtà. Sono sicuro che se cammineremo nel Signore, liberi dalle tentazioni che possono farci perdere la strada, cammineremo ancora più insieme e con serenità». Al termine delle celebrazioni eucaristiche, presiedute dal vescovo Armando Trasarti, in entrambe le giornate si è tenuto un momento di festa e convivialità. E allora aspettiamo Don Federico qui a Fano TV, perché chiaramente Fano TV è nella parrocchia, fa parte della parrocchia di Rosciano. Allora salutiamo i nuovi parroci e il servizio era di Filippo Pucci. Adesso invece rimaniamo qua in zona, perché nei giorni scorsi al Codma, qui a Rosciano, si è tenuta la festa del socio, la festa della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Di spazio il Codma di Rosciano ne ha volontà per contenere i soci della BCC di Fano, che annualmente lo frequentano per la festa dell'Istituto di Credito Fanese, che rappresenta un momento significativo nelle annuali attività della banca. In questa occasione passato, presente e futuro si fondono in un unico momento. Sono i soci anziani, infatti, ad aprire l'evento. Quest'anno le medaglie d'oro sono andate a 23 persone diventate soci nel 1974 come segno di ringraziamento per la loro fiducia accordata all'Istituto di Credito. E per il futuro, 131 famiglie di soci o dipendenti della banca hanno ricevuto il bonus di 250 euro per la recente nascita del loro bebè. Alla presenza di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale, immancabili ogni anno a questa cerimonia. Al presente poi ci pensano i vertici della banca, presidente e direttore generale, ad indicare lo status di salute dell'istituto e quanto è stato fatto nell'anno per mantenere i concetti di mutualità quali criteri fondanti della banca.
Un anno sicuramente difficile, però anche che ha dato delle buone soddisfazioni. In un quadro non facile abbiamo continuato a svolgere il nostro ruolo sul territorio, giorno dopo giorno, attraverso la collaborazione dei nostri dipendenti, con tutti gli enti locali, con tutte le associazioni, partendo dal sostegno alle famiglie, alle imprese, con la centralità del lavoro e un occhio particolare alle giovani generazioni. Sicuramente sono dati, direi, molto positivi, anche considerando il contesto del sistema bancario. Abbiamo realizzato un buon utile intorno al 1.600.000 euro, abbiamo confermato un patrimonio vicino ai 100 milioni di euro, con particolare riferimento poi all'evoluzione del risparmio, che è sintomatico della fiducia dei risparmiatori nei confronti della banca. Abbiamo superato il 1 miliardo di euro in tutte le forme di raccolta, con 640 milioni di impieghi. Tutto questo condito, e non potrebbe essere diversamente, essendo un giorno di festa, da una cena corale a cui hanno aderito oltre 3.100 soci ed un momento di svago con il ballo a suggello di una giornata piena per tutte le compagini della banca. Adesso invece vi facciamo vedere questa fotografia che ci ha inviato un nostro telespettatore. Allora, è una foto curiosa, senz'altro, perché ci troviamo lungo via Gaspare Spuntini, vicino alla chiesa del Porto a Fano, di fianco alla ferrovia, dove, vedete, sopra questo lampione è cresciuto una pianta, un fiore, una pianta floreale, con un fiore, vedete, un po' più in basso verso destra, che pare essere di colore rosso. Invece un'altra fotografia, un'altra segnalazione di un altro telespettatore che ci ha inviato questa foto di una bicicletta, probabilmente, dice lui, rubata, ed è stata parcheggiata nel recinto di casa mia, che si trova in Viale Romagna 5. Quindi se vi hanno rubato la bicicletta e avete la denuncia in mano con la descrizione, ecco qua, potrebbe essere questa qui. Va bene. È tutto per il telegiornale di oggi, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco c'è Box con i personaggi di Fano, In cucina con lo chef e poi Aria, un argomento interessante che riguarda la casa, se ne è parlato nello studio di Dopocena con Lino Balestra. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 in diretta qui sul canale 17. Arrivederci.